Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha fatto visita alla scuola ufficiale dei Carabinieri per l'inaugurazione dell'anno accademico nella giornata di martedì. Poco prima aveva commentato su Twitter i dati del prodotto interno lordo italiano in crescita del più 0,9%, mettendo in evidenza che sono dati incoraggianti perché l'azione governativa è determinata a proseguire riforme per favorire la crescita. Poi all'evento ufficiale ha messo in evidenza che sono state adottate delle misure sulla sicurezza che cercano di aggiungere strumenti equilibrati e con le dovute garanzie. Non c'è un'emergenza ma un paese da rassicurare e queste misure sono un contributo. Le forze dell'ordine sono chiamate a rispondere a una domanda di uso di sicurezza. Il governo è consapevole e si traduce nella scelta di impegnare risorse necessarie per il riordino delle carriere nel comparto. Mimmo Siena, Speciale News. L'ex presidente della Camera Gianfranco Fini è indagato dalla Guardia di Finanza per riciclaggio nell'ambito dell'inchiesta per il sequestro di beni per 5 milioni alla famiglia Tugliani. Allo stesso Fini è stato anche consegnato un avviso di garanzia. Secondo quanto si apprende, l'indagine riguarda accertamenti bancari e finanziari sui rapporti intestati alla famiglia Tugliani, in particolare nei confronti della sua compagna. La Guardia di Finanza ha eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni per un valore di 5 milioni nei confronti dei Tugliani. Il sequestro è frutto anche degli sviluppi dell'indagine che ho portata a dicembre dell'anno scorso all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 5 persone ritenuti dagli investigatori appartenenti a un'associazione a delinquere transnazionale. Mimmo Siena, Speciale News. Aggressione lunedì pomeriggio agli ospedali riuniti di Foggia al pronto soccorso. Due uomini e una donna hanno accompagnato due bambini vittime di un incidente stradale. Quando il medico di turno, una dottoressa, ha disposto la dismissione per i due minorenni che non avevano riportato ferite, i tre all'improvviso hanno aggredito sia la dottoressa che infermieri, sputandoli e colpendoli con schiaffi e testate. Secondo il racconto del direttore del pronto soccorso Procacci, i tre insistevano per una prognosi molto più rilevante. A quel punto la dottoressa è stata aggredita, mentre un altro infermiere che era intervenuto per separarli ha ricevuto una testata che gli ha provocato la frattura del setto nasale. È intervenuta la polizia che ha arrestato due dei tre protagonisti. L'altro è riuscito a dileguarsi. Indagini sono in corso per identificarlo. Mimmo Siena, Speciale News. Antonio Russo, certo che ritornare a Cerignola da ex poteva andare in ben altro modo, però oggi almeno nei primi due quarti siete stati bravi, poi avete ceduto contro un'Olimpica che davvero non ha dato tregua. Sì, fare un complimento all'Olimpica ci sta tutto, però devo dire, non è una giustificazione, ho preso la squadra in mano da ieri, ho fatto un allenamento e si sono ripresentati la stessa problematica che hanno avuto in altre partite. Spero di avere il modo di trovare la soluzione giusta per l'obiettivo finale, che è quello di salvarsi e farlo nel migliore modo possibile. Certo è che ritornare qui da queste parti dopo, insomma, tante emozioni che hai lasciato qui in casa gialloblu, insomma, poteva andare ben diversamente, però. Diciamo che questo era uno spareggio, solo che la squadra di casa, l'Olimpica, l'ha presa con lo spirito giusto e con la volontà giusta, mentre la nostra è come se fosse venuta qua a fare la fibra del cartellino. Questa situazione a me non sta bene come allenatore. Senti, a questo punto il cammino è ovviamente quello di Servavi, adesso ci vi aspettano ancora sfide ancora più dure. Sì, ma sono sempre del parere, convinto che il risultato lo facciamo noi. Se abbiamo voglia di difendere, se abbiamo voglia di lavorare, se ci crediamo, secondo me possiamo raggiungere l'obiettivo finale. Grazie. La Lazio frena per il momento i sogni europei. Nel posticipo di lunedì sera all'Olimpico, che ha concluso la quinta giornata di ritorno del campionato di Serie A, i biancocelesti, allenati da Simone Inzaghi, sono stati costretti al pareggio per 1-1 dal Milan. Vantaggio biancocelesti alla fine del primo tempo sul calcio di rigore con Mbiglia. Il pareggio della formazione rossonera arriva a 5 minuti dalla fine con un bel giro a sinistro di Suso.
questi per esteso i risultati della tre giorni. Napoli-Genoa 2-0, Fiorentina-Udinese 3-0, a Crotone-Roma-Crotone 2-0, Inter-Empoli 2-0, a Palermo-Atalanta-Palermo 3-1, a Reggio Emilia-Chievo-Sassuolo 3-1, Torino-Pescara 5-3, Sampdoria-Bologna 3-1, Cagliari-Juventus 0-2 e Lazio-Milan 1-1. La classifica, la Juventus in testa con 60 punti, Roma 53, Napoli 51, Inter e Atalanta Atalanta 45, Lazio 44, Milan 41, Fiorentina 40, Torino 35, Sampdoria 33, Chievo 32, Udinese 29, Sassuolo, Bologna e Cagliari 27, Genoa 25, Empoli 22, Palermo 14, Crotone 13 e Pescara a quota 9 punti. Dunque lotta apertissima per la zona Europa tra Lazio, Milan, Atalanta ed Inter. Poco tempo per riposare poiché mercoledì torna la Champions League con l'andata degli ottavi di finale al Santiago Bernabéu tra il Real Madrid ed il Napoli. Mimmo Siena, Speciale News.